Nome: Teo. Michele. Cognome: Musso. Stragapede. Età: 57. 42. Sud, terra di? Mare, profumi e sole. Mare, sole e agrumi. Nord, terra di? Fresco, montagna, verde. Fresco sicuramente, montagna, profumi. Nuovi progetti per il presente e per il futuro. Irrequietezza sempre. Tanti progetti, non possiamo raccontarli. Un sogno da realizzare. Far diventare italiana la birra. Vivere in vacanza. Teo, raccontaci Michele. Un guerriero. Michele, raccontaci Teo. È difficile, un pazzo. Teo, cosa pensi di Cippone di Bitetto? Il numero uno, ma veramente. Michele, cosa pensi di Baladen? Dire il numero uno della birra artigianale è scontato. È veramente un'azienda da altri tempi. Non so come abbiamo fatto a stare lontani tanti anni. Quanto è importante la formazione nel mondo dell'Horeca? Fondamentale. Bisogna far capire tutto quello che è il lavoro che c'è dietro e portare l'Horeca a conoscere i prodotti, perché altrimenti non può venderli. Per noi è importantissimo. Abbiamo fatto della formazione uno dei driver principali del nostro business, quindi il driver principale della Cippone di Bitetto. Se dovessi descriverlo con una birra, quale nomineresti? Sud. Beh, sicuramente la sua rock and roll, che è sempre un po' piperina. Perché? Beh, perché Michele è un uomo del sud. Beh, rock and roll è la sua birra. Cioè, è proprio un American Pale Ale con delle spezie di pepe incredibili, cioè che lo rappresenta. Quale birra ordineresti per una cena insieme? E dove? Nel mio territorio, con un raviolo ripieno di Castelmagno e una super Baladen che la fianca. Nel mio territorio, sul mare, con i pantaloncini, l'infradito e una Isaac e pesce crudo. E quindi chi paga? Paga lui. Paga Cico. Che è il suo responsabile commerciale. Un messaggio per i vostri clienti. Penso che la cosa importante sia la passione che uno mette nel percorso che facciamo, no? Io ho dedicato tutta la mia vita e continuo a dedicare tutta la mia vita a una rivoluzione che fa della terra, del prodotto birra e dell'indipendenza la sua ragione. Dateci fiducia, perché stiamo costruendo tanti progetti interessanti per il futuro. Per concludere, un pensiero per i vostri collaboratori. Ci vuole la squadra. La squadra è una cosa importante, anche se non sono tifoso di calcio, sono convinto che la squadra è una cosa importante. La squadra è fatta di persone, tutto si fa con le persone e quindi la squadra è il mezzo importante per portare avanti i progetti. Io dalla mia parte, la parte di, diciamo, irrequieta creatività lo faccio, no? E di lì in avanti ci vuole una squadra per portare avanti la realizzazione dei prodotti, la promozione dei prodotti e portarli al consumatore per emozionare il consumatore, che alla fine il nostro lavoro è quello di creare, cioè di andare a dare nuove emozioni, nuovi percorsi. Concordo e accolgo l'occasione per ringraziare, perché Teo ha esattamente detto quello che pensavo. Ringraziare i nostri collaboratori che ci hanno dato fiducia, continua a darcela, siamo certi di avere una squadra forte, molto forte, e non vediamo l'ora di ripartire. Vado. Ok, torno indietro. Beh, una bella domanda. Isaac sul mare con un bel piatto di pesce crudo. Scusa, questa era la mia. Ah, scusami, che adesso che è la tua. Allora, torno indietro. Allora, tu vieni da Cuneo e vuoi andare sul mare a mangiare il pesce crudo. Ma che cazzo? Cazzo di domanda mi fai? Cioè, ma vai a cagare! Ragazzi. Cazzo, devo nominare. C'è certamente la passione, assolutamente. Qual era la domanda? Come la sono dimenticata. Vabbè, scusami, mi ero contestualizzato. Cioè, no, la rilegate. Non avevamo bisogno di fare niente, cioè, neanche di.